Eccoci qui, Roma, Piazza Santi Apostoli, è in corso la manifestazione per rivendicare i diritti dei precari. Marcello Pacifico, presidente ANIEF, voi siete promotori di questo evento, di questa ennesima protesta a pochi giorni dall'inizio dell'anno scolastico. Perché scendete in piazza? Cosa chiedete? Ma perché chiediamo che il governo, proprio prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, faccia degli emendamenti e modifichi il decreto aiuti bis, perché nel decreto non c'è niente di utile per la scuola, si parla solo di un docente esperto che sarà nominato fra 10 anni, e invece la scuola ha bisogno di risposte subito. Per riaprire il 1° settembre certamente la scuola ha bisogno di quell'organico aggiuntivo che ha avuto negli ultimi 2 anni, e non solo perché ci saranno nuove varianti, perché ancora il virus circola, ma perché c'è anche una crisi umana e energetica in Ucraina, c'è ancora purtroppo questa crisi, e c'è anche il PNRR che deve essere elaborato con dei progetti nelle scuole e portato avanti. Quindi l'organico aggiuntivo serve alle scuole. E poi c'è un problema proprio cogente di queste ore, cioè il fatto che migliaia di candidati del concorso straordinario bis sono esclusi dalle graduatorie finali, non perché non meritano, ma perché il numero dei posti banditi è inferiore rispetto al numero dei posti vacanti e disponibili. Ecco, basterebbe autorizzare un numero dei posti maggiori per integrare queste graduatorie e quindi per andare a assumere questi che saranno ancora una volta purtroppo supplenti il prossimo anno. Avete calcolato che si ripartirà con un docente precario su 5. Quali sono i motivi di questa precarietà ormai cronica, endemica? 1 su 5 è il personale docente, 1 su 2 addirittura il personale ATA. Ma il primo motivo è il mancato riconoscimento da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze di quell'organico che è fatto su posti vacanti e disponibili e che invece non viene dato per le immissioni in ruolo. Il secondo motivo è l'assenza di graduatorie utili per le immissioni in ruolo. Quest'anno per esempio si sono utilizzate le graduatorie solo per gli elenchi di sostegno delle graduatorie per le supplenze, le GPS per le immissioni in ruolo, ma non le altre graduatorie su posti curricolari di prima e seconda fascia. In parole semplici, noi abbiamo delle graduatorie da cui chiamiamo ogni anno 200.000 supplenti, ma queste graduatorie non sono utilizzate per le immissioni in ruolo. Questo è veramente uno scandalo, insieme agli altri scandali dell'ultimo concorso ordinario, per esempio, che ha dimostrato con le prove scritte di portare avanti purtroppo dei quesiti errati, delle valutazioni quindi su quesiti errati che hanno falcidiato veramente tantissimi candidati. E loro non dovevano mai entrare in ruolo a scuola, non hanno sbagliato loro a fare il concorso straordinario, sbaglia lo Stato a umiliarli ogni anno, a risparmiare sulla loro pelle. Lo Stato deve risolvere il problema della precarietà, lo Stato deve integrare le graduatorie.